Buon primo gennaio, è mezzogiorno e 27. Io mi sono svegliato a mezzogiorno dopo un capodanno senza luci, vicino a una stufa con il rischio che mi bruci. E signori, come va? Tutto a posto? Come avete passato sto capodanno? Bene? Ragazzi, questo cerchiamo di farlo diventare l'anno del paguro, ve lo dico. Auguri a voi di tutto, a voi, a famiglia, a voi un sacco di bene. Se vedete che sto un po' rincoglionito è proprio perché ho dormito troppo tardi e mi sono svegliato da pochissimo. Allora, Clash Royale. Il cannoniere fa il suo esordio. Una nuova truppa delle torri. E io ti direi: va bene. Veniamo ai risultati stagionali della scorsa stagione. Abbiamo fatto bene. Ritiriamo qua. Il problema qual è? Che ci abbiamo un botto di roba da fare. Allora, prima di tutto, ci apriamo queste casse qua. Perché da quello che so è uscita un'offerta incredibile da 60 euro. Allora, vediamo un attimo di capirci. Sul Pass Royale c'è la Valchiria. Il problema è che c'è l'esordio del cannoniere che costa 60 euro. Già lo partiamo da livello 14. E allora io devo dire una cosa, no? Ma ce ne possiamo mai privare? Codice creatore CiccioGamer89, oggi faccio una follia. Mi shoppo questa offerta gigante e la shoppo per voi. Quindi subito un bel pollicino in su. Ricordatevi, codice creatore CiccioGamer89 se mi volete supportare. Secondo me questa roba si può comprare. Però prima di comprarla mi voglio togliere uno sfizio da qua dentro. E infatti esce lei perché non ce li puoi avere prima. O forse ci ha detto un po' di sfortuna. Sapete che non lo so. Vabbè, mi sono voluto togliere questo sfizio. Ed eccolo qua, cannoniere gigante, mega galattico. E dove trovarlo? Andiamo a mettere il cannoniere che secondo me, io vi dico la verità, non sarà sta mega carta, eh. Io vi dico la mia sincerissima verità, non sarà una mega carta incredibile, pazzesca. E dove trovarla? Andiamola a migliorare. Livello 8. Vabbè, non ve lo faccio vedere, dai. E beh, che fai, te ne privi? L'abbiamo fatto, eh? L'abbiamo fatto. Se uso le carte, lo potremmo anche portare. Poi lo facciamo, dai. Che questo è un altro contenuto. Vai, poi ce lo portiamo di livello 15. Quindi, in realtà, oggi potremmo andare a fare quello che vi ho detto. Se io lo vado a usare, adesso abbiamo il cannoniere. Va bene. Qui abbiamo tutte le carte di livello 15. Per adesso il pass non lo compro, ma lo comprerò oggi. Ragazzi, vi dico che oggi usciranno diversi video di Clash Royale. Almeno due, se non erro. Che fai? Te ne privi? Io non me ne privo. E andiamo a sbloccare. Qui che cosa c'è? Posso aprire questo qua? No, non posso aprirlo. Ok. Allora, andiamo a provare il cannoniere. Sono molto, molto curioso. Sto sul cammino dei trofei. Giusto per provarlo. Voglio vedere, raga. Voglio vedere come funziona sta carta. Secondo me non è così forte come ci vogliono far pensare. Ve lo dico. Certo, su quella carta là i danni li fa effettivamente parlando, eh. Cioè, su carte massicce probabilmente i danni li fa. Probabilmente. Facciamo così. Facciamo così. Lui mi voleva inficchiocchiare, ragazzi. Lui mi voleva inficchiocchiare. Questa fulmine mega galattica incredibile. Sapete che c'è? Proviamoci. Lui ha usato davvero, 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 davvero tanto elisir. Ai ai ai. Questa è un po' cattiva da parte sua. Certo, lo andiamo a recuperare bene, eh. Andiamo a recuperare bene. Abbiamo fatto tanti danni. Tiriamo una lapidina. Dovremmo farcela, eh. Urca miseria, che bombe che tira. Devo capire però se fa più danni o no. Ma secondo me è la stessa cosa. Però semplicemente fa. Non lo so. Dobbiamo farci un attimo caso. La fulmine non ce la puoi riavere di nuovo. E secondo me ha senso anche tirare questa. Secondo me, eh. Secondo me sì. Perché questo, lui avendoci la fulmine, noi comunque non abbiamo tutti sti problemi. Questo facciamo così. Questo facciamo così. Valchiriona non ce l'ha. Quella non l'avrei fatta. Non è stata così forte. Allora, per il momento contro questo qui ce la stiamo giocando bene. Per il momento contro questo opponent qua.
Attualmente il cannone, vi dico, su truppe piccole non è buono. Su truppe grandi, sì. Bisogna vedere la gente se lo vuole mandare fuori meta. E questo sarà importante da capire. Poi c'è sta quella carta maledetta, ragazzi, che mi dà tanti di quei problemi. Ma tanti di quei problemi. Facciamo sicuramente così per dargli un minimo di valore, no? Così almeno due danni l'abbiamo fatti. Ok, facciamo così, dai. Ce ne andiamo qua. Non è un problema, non è un problema, non è un problema. Tanto stiamo ciclando molto molto bene. I cannoni sicuramente ci danno una mano. Facciamo così. Meno male che il guardiano l'ho tirato bene, raga. Meno male che il guardiano l'abbiamo tirato bene. Ok. Devo stare attento, ragazzi, perché sennò... perché ancora non ce la faccio. Con calma, eh. Sì, comunque il cannone in questa partita sta veramente andando molto bene. Facciamo così, perché lui c'ha la fulmine. Ok, non è così buono, no? Non è così buono, perché con questo qua io non ce la faccio, pensa per quanto. Anzi, ma che fai? T'arrendi o non t'arrendi? Probabilmente non t'arrendi, vabbè, perché sei un grande giocatore. Non facile. Non facile, già che c'ero, ho detto, sai che c'è, proviamolo anche nel cammino dei trofei. Non è vero, mi sono sbagliato e non me ne sono accorto. Però che fai, te ne privi? Non me ne privo. E quindi una bottarellina, che fai? Non te la dai sul cammino dei trofei. E prendiamoci anche 25 gemme. Andiamo a cambiare e ce ne andiamo in Lega. Il cammino dei campioni qua, non mi ricordo mai. Allora, sto valutando sti cannoni, raga. Tra l'altro 60 euro, che, ripeto, secondo me si possono anche spendere per averlo una mesata prima. Vedete, Miner non ha fatto tutti sti danni, no? La veleno sapete che mi fa male, lo sapete perfettamente. Quindi potrebbe arrivare la nostra prima sconfitta. Potrebbe arrivare. Siamo contro Owen. Ci abbiamo tutto quanto di livello 11. Se avessi avuto il pescatore sarebbe stato molto 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 meglio. Ma decisamente meglio, ragazzi. Io farei così e farei anche il pescatore, perché sennò... Ah, ok, tosta, raga. Mi sembra bello counterone, eh. Già, se è counterone, ragazzi. Già. Anche la consegna, raga. Mi spappola la consegna. Mi spappola completamente la consegna. Quindi dobbiamo fare per forza così. Però sapete che c'è? Forse ci abbiamo i cannoni che ci danno una forza abbastanza bella grossa, raga. Guardami. No, mi poteva rimanere lo scaricucciolo. Questa non è stata male, eh. Mo non ho visto lui le torri di che livello ce l'ha, ma non credo che ce l'abbia più basse. Scusatemi, le truppe. Non credo minimamente. Tiriamo una lapide che secondo me una mano ce la può dare. Vedete che i danni gliene fa tanti. Probabilmente la gente non si aspetta che in questo momento ci sia il cannone. E quindi non ha truppe piccole. Potrebbe essere così. Potrebbe essere così. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate, eh. È importante, eh? La veleno ci può stare, non è che non ci può stare. Scaricuccioli purtroppo vengono a prendere un po' pizze. Facciamo così. Dovevo abilitare molto prima, vero? Sono stato un po' scemotto, diciamoci la verità. Facciamo così. Può succedere. Può assolutamente succedere, dai. Non mi distruggete, per cortesia. Tanto lui, esatto, si riattiva qua. Bello questo. Bello questo. Bellissimo. Sta andando tutto bene. La torre dovrebbe essere andata. Ah, lui ha tirato male. Per fortuna anche lui ha tirato male una carta, dai. Lui ha veleno. Anche lui ha tirato male una carta. Sono molto molto contento. Bravo, tira male le carte. Bravo.
Ah, ho tirato una carta male io, ho tirato male lui la bombardiera, torre bombardiera, e è andata molto molto bene, baule magico, vedete con il codice ciccio che mi ero 89 succedono cose pazzesche. Regà, scusatemi, ma io li ritiro adesso, perché se no faccio come sempre che poi sto mezza giornata a ritirarli e capite che non è assolutamente il caso. Andiamoci a fare un'altra partitina. Quindi devo dire che in questo momento mi sta aiutando tantissimo il cannone. Cioè proprio in questo preciso istante, che è il primo gennaio, mi sta aiutando tanto. Stregone mi fa male, raga. Lo stregone, ragazzi, mi fa davvero male. Quindi io comunque devo fare questo. Cioè mi devo prendere valore assolutamente. Senza ombra di dubbio. Facciamo così. Vediamo se riesco ad attivarmi. Mescola. Non abbiamo fatto. Oddio. Ma così non ti attivi la torre centrale. Hai capito che interazione che abbiamo scoperto? Oh, guarda il pescatore. Guarda Shang-Chi a sinistra. Avete visto Shang-Chi a sinistra? Quindi mi state dicendo che se adesso io non tocco niente, il cannone... Ma bello! Stiamo scoprendo davvero come si gioca il cannone! Oh, la tosse! Molto bene! Io farei così, no? Ah, vediamo contro la mongolfiera che succede. Madre! Che bombe che gli tira, regà! Che bombe! Io non tiro niente perché lui ha gli scheletrini. Quindi non voglio sbagliare. Penso che vada benissimo così. Sì. Facciamo di questo. Bello mio, però guardate, c'ho, per esempio il cannone a sinistra sarebbe morto in un istante e mezzo, no? Vedi, però sponi pure più maialini se non erro. Se non erro. Ok. Mi piace, devo dire la verità, mi piace, ragazzi. Attualmente mi piace. Io non vi dico di spenderci pure voi i soldini, ma a me in questo momento sta piacendo tantissimo. Cioè, gira proprio bene, raga, il cannone. Cioè, guardate voi, con voi stessi. Guardate voi stessi quello che sta succedendo. Qui sarebbe stato davvero, davvero utile. Ah no, ho sbagliato io. Devo tornare a sbagliare in qualche maniera, no? Allora, sicuramente facciamo così. Sicuramente facciamo così. Sicuramente facciamo di questo. Ok, ho recuperato. Ma secondo me grazie al cannone, ve lo dico. Questa non so quanto sia buona. Non capisco l'opponente perché stia giocando così. Non è che me ne frega niente, perché non me ne frega niente. Senti, tanto tu mi vuoi fare tutte le cose strane, no? Comincia a beccarti fireball su fireball su fireball. Guarda, ti lancio anche uno di questo, così almeno stiamo un po' più tranquilli. Sicuramente frecce. Ah, finalmente, certo. A me mi fanno ride quando praticamente c'hanno la torre spappolata e ti attivano la centrale. E non funziona così Clash Royale. Cioè, quando c'hai 20 HP di torre non funziona esattamente così. Andiamo a ritirare questo. Andiamo a ritirare questa roba qua, sapete? Poi tanto attiverò pure questo qua, non è un problema. Signori! Che vedevo di? A me sta piacendo. A me sta piacendo un botto. Che vedevo di? Cannoniere di livello 14. Pensa se lo portiamo di livello 15. Cioè, impazzisco. Questo che lo facciamo al prossimo video. Vi voglio bene. A dopo. Dopo vi metto un altro video di Clash Royale. Ciao ciao.